5 colpi nell'arco non mi spaventa troppo la cosa. Ah, ma devono arrivare i Panzer di nuovo. Non arriverò mai al 40, ragazzi. Mi ero dimenticato che dovrebbero arrivare i Panzer di nuovo. Non so esattamente a che round, ma mi aspetto che arrivino di nuovo. Vado a prepararmi, perché secondo me adesso arrivano i Panzer. O il Panzer. C'è solo un Panzer da solo. Pensavo due anche, invece no. Ok, niente Panzer. Bene. Del cazzo. Attenti. Ok. La bestia meccanica si avvicina. Urco. Ok, ok. Ti piacerebbe, vecchio? Ti piaceva farmi uccidere? Guarda, guarda, guarda. Non muori, ma morirai. Non muori, ma morirai. Ho sbagliato tasto, ma non ci posso credere. Mi sono mangiato anche l'ultima caramella. Dove vai? Dove vai? Dove cazzo vai? No, pessima idea. Via. Via, 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 via. Ho sbagliato tasto, raga, ve lo giuro. Cioè, proprio ho sbagliato. Ho missato male. Allora, facciamo così. Facciamo intanto fare dei giri di Gabblegum ai distributori. Coca, quanti cazzo siete? Allora, facciamo così. Giochiamo safe. Giochiamocela safe e poi facciamo un coso comune. Lui rimarrà bloccato là in mezzo. Aia. Il cazzo rimarrà bloccato là in mezzo. Non è rimasto bloccato là in mezzo. Perché non è successo? Ok, ok. Sto finendo i colpi dell'arma che spara. Allora, un secondo. Tutto a posto. Tutto a posto, me la sono rischiata, ma i veri convinti sopravvivono. Devo andare a comprare l'emmo. Allora facciamo il giro per andare a prendere l'emmo, va. Facciamo il giro munizioni. Oh, infallibile sto giro, cazzo. Guarda, sono già qua. Compro l'emmo. Oh. Comprale però. Madonna. Sti mini lag che non mi compra l'emmo. Proprio odio ste cose. Ok. 1895. Bene. Il problema è che il Panzer è ancora in giro, quindi... quindi è un grosso problema questo. Il potere del fulmine. E non so dove sia finito, questo è il problema ancora maggiore. Se torna qua, magari attivo la Tesla. Vabbè, attiviamo la Tesla intanto. Eccolo là, eccolo laggiù, eccolo laggiù, eccolo laggiù. Ok. Oh, il 40 non lo vedo proprio così impossibile a sto punto, eh. Lì c'è un instakill, prendiamo. No, no, però, no, però, no, però, no, però, no, però, no, però, no, 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 no. Finito i colpi. Finito i colpi di nuovo. Rischiato per l'ennesima volta, ma... me la chiamo, secondo me. Me la chiamo. Bene. Comunque sì, ritorniamo al discorso di prima. Secondo me con l'instakill bisogna stare attenti, perché si rischia di farli respawnare troppo. E poi il problema è quando respawnano troppo in fretta e troppi, che non si riesce più a gestirli. 1931. Pensavo di fare molto peggio questa partita. Allora, questo è un posto in cui a me non piace girare per questo esatto motivo, la gravità e gli zombie che arrivano da tutte le parti, quindi... Ok, oh, c'è Ragnarok, perfetto, Ragnarok di nuovo. Ok. Sì, lo so, sto sopravvivendo in modo ridicolo, nel senso che... cioè, davvero sto giocando male, eh. Però l'importante è portare il risultato a casa e quindi mi ritengo abbastanza bravo in questo. Nel portare i risultati a casa. Appena detto, eh. Vabbè, ascolta, spostatevi. Ok, mi ero fatto chiudere. Il potere del fulmine ci favorisce. Ok, sei l'ultimo. Allora, allora, calmi. Facciamo una cosa utile. Giri di Gabblegum. Cos'è? Mi sento fortunato, non lo voglio, dai, lascialo lì. Chiuditi. Adesso io tenterò di fare un po' di giri di Gabblegum con i 47.000 punti che ho ora. Anche se li uso tutti non mi interessa, perché tanto voglio solo un'altra in bella vista. Grazie delle armi. Intanto mi faccio anche distruggere lo scudo. Porco ca. Ok, me l'ha già distrutto.
Torna al prossimo round. In che senso? Che sei stronzo? Ok, allora andiamo a prenderci le Gabblegum in un altro distributore. Preferiamo un altro distributore a lui, dato che ci ha detto di tornare al prossimo round. Comunque sarebbe stato più safe se io avessi fatto tipo la tecnica camping lassù nell'angolino. Anche se in singolo non è benissimo, perché secondo me le munizioni... Se avessi avuto anche la Gabblegum lì che mi ridava i colpi, sarebbe stato top. Allora avrei potuto fare quella roba lì. Solo che vabbè, dai, va bene così, va bene più movimentata. Ma non si possono prendere tipo più Gabblegum insieme, cazzo. Forse devo anche mangiarle. Figli di puttana, che fanno ste cose qua? L'inflazione, l'aumento dei prezzi e le Gabblegum. E hanno poca scorta di roba. Porco cane. Che comunque non mi piace stare qui, quindi datti una mossa, Gabblegum di merda, perché questo è un posto di merda e non ho Ragnarok. Retrocustodio caro. Retrocustodio caro. Via, via, via. Ok, non saltava, ho detto che cazzo. Bene. Mi sono spaventato. Allora. Sì, non ho ancora la Gabblegum. Proverei comunque a passare il round senza quella Gabblegum, perché se vado a prendere adesso rischio. Quindi mi farei più che altro ricaricare il Ragnarok. Faccio metà round con il bastone qui, l'arco. L'altra metà con Ragnarok e dovrei arrivare senza... Madonna, troppi problemi a finire il round. Sempre se non mi faccio chiudere. Comunque sono 10 round, voglio far notare che sono senza quick. E nel motivo esatto in cui ho iniziato a essere senza... il quick, le cose hanno iniziato ad andare meglio. Bene che mi sono uscite le ammo. Comunque il round dei cani ancora non è arrivato. Io mi aspettavo che arrivasse sto round dei cani di merda. Forse arriva il prossimo. Se arrivasse il prossimo avremo il 40 immediato, come mi piace chiamarlo. E è molto probabile che arrivi il prossimo, ora che ci penso, perché non è arrivato. Bomba. Allora aspettate un attimo che c'è la bomba. Aspettate che c'è la bomba. Aspettate che c'è la... Bombe, va bene così. Vabbè, dai. Cioè, se anche faccio il fail a prendere la bomba, va bene, cioè, però me la rischio anche a prendere la bomba adesso. Gabblegum. Insaziabile. La prossima dovrebbe essere in bella vista, in teoria. Ok, ok, così il prossimo round abbiamo anche la Gabblegum. Meglio di così. Non adesso, non mi chiudi adesso. Non mi chiudi adesso, te lo dico, non mi chiudi adesso. Ho anche il Ragnarok, ok, quindi... Quindi adesso non c'ho scuse, dovrei riuscirci. Un po' di alto forno. Tutto sotto controllo. Madonna, io... Non sono più abituato, mai stato abituato, ma adesso sono meno abituato del solito a passare sti round qui. Mi agito, forse anche per quello che vado a terra. Eccolo lì, va bene, facciamo così. Fino adesso mi è andata bene senza Ragnarok, adesso è arrivato il momento di utilizzare l'arma segreta. Ok. Bisogna stare attenti anche con questo, perché magari ti finisce proprio nel momento in cui sei quasi chiuso, no? Tipo ora. Ok, ultimo colpo. Finito. Ultimo? No, non ce l'ho fatta. Ok. E... sti zombie dovrebbero anche finire adesso. Sono gli ultimi. Mi sa che sono gli ultimi. Mi sa che sono gli ultimi. E che abbiamo passato anche il round 38. Manca un round per arrivare. Intanto io ho pagato un sacco sto giro di Gabblegum. Grandissimo imbecille. Va bene. Vabbè, tanto non mi servono i punti. 2108 kill. Round 39. Non è ancora il round dei cani? Vogliono proprio rendermela difficile questa scalata verso il 40, sti stronzi. Non ho il Ragnarok, non ho niente. Io ero convinto che questo fosse il round dei cani. Vabbè, ho di nuovo in bella vista. Mi sa che forse dopo un tot il round dei cani tipo non c'era più. Oppure arriva proprio raramente, perché non ho visto il round dei cani. E quindi... boh, mi spaventa la cosa. Instakill, instakill subito. Però bisogna sempre fare attenzione con l'instakill, ripeto. Che ci rimaniamo secchi. Non è che non è che ho preso il Bowie. Attenzione, Cuscino mi avrebbe ammazzato. Un errore da principiante non prendere il Bowie. Cioè il Bowie bisogna prenderlo. Comunque potevo gestirmi un po' meglio l'utilizzo Gabblegum all'inizio, eh. Cioè, diciamocelo.
potevo gestirmela un po' meglio, tipo usare insaziabile per non perdere il quick. Si poteva fare meglio. Insaziabile, cosa dico? Retro gusto, cioè usare insaziabile, prendere 5 perk o anche 6, 5 bastano, dai. E poi con retro gusto non perdere il quick, sarebbe stato meglio. Cioè avrei fatto una bella partita, magari avrei potuto mettere anche specializzato, no? E fare una partita decente, una convinzione su facilitata oltre che decente, però ovviamente no. Magari prendere, sì dai, tipo specializzato, retrogusto e via, e insomma scialli, tanto qualche specializzato dovrei avercela, se non ricordo male. Però insomma si poteva fare meglio, non ho fatto bene, non è stata una partita che mi sono strutturato bene, perché mi sono proprio dimenticato delle Gabblegum, dico la verità, me ne sono dimenticato. Ma io era con la scuola che abbiamo giocato a Black Ops 2, poi abbiamo giocato tanto alle custom, e nelle custom le Gabblegum diciamo hanno un ruolo orco, no, secondario, perché non ho mangiato la caramella? Perché pensavo di uscirmene tranquillo, avevo anche il Ragnarok 39, cioè un round da 40, potevo arrivare al 40, no? Poteva farmi... Va bene, non fa niente, 2-2-3-3. 2-2-3-3 kill. Era destino proprio. 22-33 e niente. Ragazzi, ci sentiamo noi al prossimo video, quindi. Da questa convinzione sua è tutto. È andata meglio del previsto, nel senso che ero altamente convinto di morire prima del 30. E quindi ero partito anche un po', ci provo, ma è il primo tentativo, ma secondo me non arrivo lontano. Adesso potevo arrivare al 40, cioè quando sono andato a terra al 30 ho detto dai, cerco di arrivare al 30, muoio al 30 e fine, finisce lì. Invece poi sono andato avanti bene, e adesso mi aspettavo di arrivare fino al 40, però niente, questo gioco mi vuole male, quindi niente, non ci arriviamo fino al 40, ma siamo arrivati al 39, poteva darmi un round dei cani o qualcosa. Guardate, intanto i 1000 livelli che sto facendo non ci sono neanche i piedi doppi, quindi ok, beh, potevo arrivare anche al livello 30, pensa. Niente, è andata male. Comunque vediamo un attimo la classifica, no? Una curiosità mia, vorrei vedere la classifica di questa mappa. Come si faceva a vedere? Menu, caserma, zombie, mappe. Abbiamo The Resident Drake, vediamo in singolo. Oh, 39, questo qui è tipo il mio record, E anche Davide è arrivato al 39. Cioè guarda, siamo tipo 5 posizioni di differenza. Ma questo non è che magari è quello... No, è singolo proprio. Cioè singolo... Abbiamo fatto 2 partite e siamo arrivati praticamente allo stesso round, quasi con le stesse kill, e io sono 5 posti in sopra lui. Vedi, adesso gli faccio la foto e gliela mando, perché deve vedere insomma il caso cosa riserva delle volte. Quindi questa è stata la partita in cui ho fatto più round in singolo su The Resident Drake. Niente ragazzi, grazie a tutti, ci sentiamo al prossimo video, lasciando un bel like, condividete con i vostri amici e niente, scrivete nei commenti cosa volete vedere. Da Zones, quindi per ora è tutto. Ciao ciao!